Ragazzi, ragazzi, siamo giunti finalmente a parlare di uno dei cinepanettoni più cult della storia del genere, e cioè Vacanze di Natale 2000. Questo film è uscito nelle sale cinematografiche nel dicembre del 1999 e come già vi dissi nel 99 uscirono due film con protagonisti Boldi e De Sica. Solo in ottobre uscì Tifosi, di cui ho parlato la scorsa settimana, e nemmeno 2 mesi dopo Vacanze di Natale 2000. Quindi pensate un po' alla gente che andava in sala nel dicembre del 1999 e che magari trovava in programmazione ancora Tifosi. Potesse accadere oggi una cosa del genere, potesse uscire oggi dei film divertenti come questi, perché sì, Vacanze di Natale 2000 è un film che adoro, potremmo definirlo il sequel spirituale di Vacanze di Natale del 1983. Anche perché dietro la macchina da presa torna Carlo Vanzina, che ricordiamo sempre ovunque lui sia, che troviamo anche alla sceneggiatura, insieme a suo fratello Enrico. Anche se Vacanze di Natale 2000 per me non potrà mai essere al pari del primo vero Vacanze di Natale, lo trovo un omaggio riuscitissimo, ci si diverte tantissimo. In Vacanze di Natale 2000 torna anche l'aspetto romantico, torna anche l'aspetto sentimentale, un aspetto che era totalmente omesso, ad esempio, nei film precedenti, no? Il cinepanettone è iniziato proprio anche con un tipo di film che potesse avere all'interno un aspetto sentimentale. Pensiamo al primo Vacanze di Natale, pensiamo a Vacanze in America. Poi dopo, pian piano, questa cosa è andata sempre più scemando e ci siamo sempre più orientati verso la comicità pura e cruda, specialmente anche con l'arrivo di Oldoini, che sì, manteneva all'interno dei cinepanettoni anche un aspetto di critica, no? Verso la borghesia, l'aristocrazia, però sappiamo anche che Oldoini ha inserito la demenzialità già a partire da Yuppies 2. Poi con Neri Parenti ci siamo orientati più verso un tipo di cinema anche dove lo slapstick la facesse da protagonista, venendo ovviamente Parenti da un tipo di film come quello di Fantozzi e così via. E quindi diciamo che certi ingredienti nel cinepanettone sono anche cambiati, sono rimasti classici, però certe cose sono andate un po' scemando. Grazie a Carlo ed Enrico Vanzina, in Vacanze di Natale 2000 torna anche l'aspetto nostalgico, torna anche l'aspetto più sentimentale. Ricorderete che in Vacanze di Natale dell'83 Massimo Boldi non c'era, il protagonista era Christian De Sica, c'era poi Jerry Calà e così via. Il primo Vacanze di Natale dove ha partecipato Massimo Boldi sarà proprio Vacanze di Natale 90 di Enrico Oldoini. Ecco che in Vacanze di Natale 2000, invece, che ripeto, funge un po' da sequel spirituale del film dell'83, Boldi e De Sica sono i protagonisti e tra di loro c'è sempre questa alchimia magica, questa forza comica incredibile. Nuovamente si torna a Cortina, nella perla delle Dolomiti. E già il fatto che Christian De Sica si chiami Giovanni Covelli, così come si chiamava Riccardo Garrone nel primo Vacanze di Natale, mentre De Sica era Roberto Covelli, qui c'è uno scambio di ruoli, no? Ecco che i Colombo e i Covelli si incontreranno in questo inizio iconico a Cortina. Perché? Perché il figlio di Massimo Boldi è fidanzato con la figlia di Christian De Sica. La figlia è interpretata da una giovanissima Micaela Ramazzotti, che poi diventerà una grande attrice che noi tutti abbiamo amato in tanti film. Lì era appena diciottenne, era una grande estimatrice dei film di Natale che andava a vedere ogni anno, come proprio racconta nel volume Super Vacanze di Natale. Già l'incontro con Massimo Boldi che sbanda nella macchina di Christian De Sica: il gioiellino Colombo, sei il solito imbranato, Ussi, no? Glielo dice sempre. Ecco che già all'inizio facciamo il concorso di colpa. Io faccio il concorso e tu ti prendi la colpa. ho la polizza casco, no? Lena destra di casco con due Z, anzi tre. Ecco, già quell'inizio è divertentissimo per chi ama questo tipo di comicità, questa comicità di botta e risposta, di battuta tra Boldi e De Sica, che ripeto sono sempre più scoppiettanti insieme. Ovviamente l'inizio con Moonlight Shadow, anche se è una cover rispetto a quella dell'83, fa subito venire i brividi a chi ha amato il film dell'83. Ritornano proprio determinate sequenze che già avevamo visto nel film dell'83, lo sciatore, no? Che scende in maniera dolce e soave da questa discesa innevata, intanto in sottofondo Moonlight Shadow, per me
Cioè, è un inizio da brividi, ma io in primis quando vado a sciare tante volte, proprio grazie a questi due film, mi metto le cuffie e scendo ascoltando Moonlight Shadow e mi ricatapulto in questa vacanza a Cortina che tante volte mi ha accompagnato. Ecco che già quindi l'inizio è un omaggio bellissimo al film dell'83. Si vede quanto Carlo ed Enrico Vanzina abbiano a cuore quel film che hanno voluto omaggiare per il film di fine millennio, cioè ovviamente si stava aprendo le porte al 2000 e quindi questo cinepanettone sarebbe dovuto essere speciale. Ovviamente speciale anche perché compare per la prima volta un simpaticissimo Enzo Salvi. Voi saprete che io come comico Enzo Salvi l'ho sempre apprezzato tantissimo, mi ha sempre fatto fare le migliori risate indipendentemente dai cinepanettoni. Io da bambino lo seguivo anche ogni tanto al Seven Show. È vero che poi nei cinepanettoni ha avuto la sua più completa fama, però già al Seven Show era un comico che con i suoi personaggi, ad esempio quello del Cipolla proprio, mi faceva tanto ridere. E qua il personaggio del Cipolla per la prima volta viene presentato su grande schermo. Sentiamo per la prima volta "Mamma mia, come sto!" Cioè, ovviamente per chi apprezza questo tipo di comicità non può altro che ridere di gusto di fronte all'arrivo di Oscar, no? Roma Cortina, 4 ore e 6 minuti con la musica techno, no? In sottofondo e lui che si presenta e tutte le battute storiche sono diventate veramente storiche tra Enzo Salvi e Oscar che deve ritappezzare la casa, Ercibolla ve fodera tutte le Dolomiti. Ecco, ci sono delle battute che sono rimaste proprio nella storia della comicità cinepanettonesca. Ma lo vedi che c'è in testa? Ma che è, una voglia di prosciutto cotto o t'hanno trapiantato una chiappa? Sono stato il primo nell'hit parade dei tossici! Ma di cosa ti facevi? Pure de farina basta che era polvere. Cioè, io mi ricordo da bambino, quando vidi per la prima volta questo film, non resistevo più di un anno senza rinoleggiarlo proprio in continuazione. Ci furono gli anni in cui noleggiai tutti i cinepanettoni dopo aver visto Natale sul Nilo in videocassetta e Natale in India al cinema, e quindi poi iniziai a recuperare tutto ciò che c'era in precedenza. E mi ricordo quando andavo in videoteca e dicevo a mia mamma: "No, no, mamma, oggi voglio rivedere Vacanze di Natale 2000 un'altra volta." Eh sì, perché proprio lo adoravo, finivo e lo rimettevo, lo riportavo al negozio e dopo un mese tornavo in videoteca e lo rinoleggiavo. È sempre stato uno dei miei preferiti. Certamente il primo, ripeto, dell'83 per me è insuperabile, però anche in questo caso si vede che Carlo Vanzina non voglia solo far ridere con Enrico Vanzina anche alla sceneggiatura, bensì fratelli Vanzina vogliano anche criticare nuovamente anche un certo tipo di aristocrazia e di borghesia, o perlomeno illustrare chi erano i ricchi dei tempi, illustrare anche le differenze tra poveri e ricchi, ma stavolta poveri con i soldi, perché pensiamo anche ai personaggi degli Esposito, no? Torna Nino D'Angelo, che in quegli anni aveva lavorato più volte con Christian De Sica e Massimo Boldi, paparazzi, tifosi, ecco che lo chiama anche Vanzina nel suo Vacanze di Natale 2000, e gli Esposito sono questi fortunati vincitori di 70 miliardi al Super Enalotto. E quindi ecco che Vanzina vuol mostrare proprio delle persone terra terra che nella vita hanno sempre lavorato e si sono date da fare, che da un giorno ad un altro si ritrovano con tanti soldi, e quindi proprio il film ci mostra con ironia, ma allo stesso tempo anche con intelligenza, il cuore che abbiano questi personaggi che gestiscono questi soldi da un giorno ad un altro, e il poco invece sentimento, la spocchia, che invece i veri ricchi hanno, no? Pensiamo alla contessa Dal Pozzo, che in tutti i modi cerca di avvicinare la famiglia Colombo pur di vendergli la villa che si vuole togliere dalle mani, e quindi fa tanto l'amica, fa tanto la benefattrice, ma in realtà si scoprirà avere realmente poco cuore e offendere alla prima occasione. Pensiamo alla scena molto bella durante il Capodanno del 2000 alle Tofane, con tutto il rifugio occupato dai Colombo, e Nino D'Angelo che proprio sente la contessa Dal Pozzo parlare male di loro, dargli dei cafoni. E quindi poi c'è il momento della poesia di Nino D'Angelo, che quel momento diverte, ma è anche molto, secondo me, sensato e coinvolgente. Bravo, bravo, non ci ho capito un cazzo, bravo! Con Christian De Sica al massimo della forma.
Quindi si vede che Carlo Vanzina, come proprio ai vecchi tempi e come ha sempre voluto fare nella sua filmografia, vuole raccontare usi, costumi, consuetudini, vizi degli italiani, stavolta non negli anni 80 o non negli anni 60 del Sapore di Mare, bensì nel 2000, alle porte all'inizio del 2000. Quindi un film sicuramente da rivalutare, un film assolutamente da rivedere. In questo film ci sono anche, per esempio, le partecipazioni di grandi star della moda, no? Di bellezze anche, come è ormai normale che fosse in tutti i cinepanettoni. In questo caso abbiamo Megan Gale che interpreta se stessa e che del resto secondo me è stata anche molto naturale e spigliata. E poi c'è anche Carmen Electra, no, attrice che partecipa in questo film dei Vanzina, interpreta la parte di questa cubana che è stata illusa dal nostro Ettore Colombo di poter diventare la sua colombina e quindi lei con tante speranze e tanti sogni gli vorrà fare una sorpresa arrivando a Cortina per poi scoprire che il nostro Ettore Colombo ha moglie e anche un figlio e quindi se ne andrà via arrabbiata e ovviamente questa situazione porterà a tanti anche momenti comici. Ricordiamo il momento in cui Massimo Boldi al supermercato racconta a Christian De Sica di avere l'amante Esmeralda, olè olè olè, Esmeralda l'ha data proprio a me, ecco, e bravi, e chi qua? Anche quella scena lì, cioè veramente sempre ironia allo stato puro, cioè a me che piace questa comicità proprio mi diverto tantissimo con questa comicità di battuta. Poi Boldi e De Sica erano proprio delle forze della natura, specialmente in quegli anni. Peccato oggi non sia la stessa cosa, pensando anche a In vacanza su Marte. Ma ecco che nel film ci sono anche altre due giovani new entry, e cioè Andrea Lupo e Gianmarco Rocco di Torre Padula, rispettivamente Paolo Scottoni e Roberto. I due sono due studenti universitari arrivati a Cortina per lavorare come commessi. Incontreranno una sera Morena, interpretata dalla mitica Irene Ferri, che io da bambino seguivo perché presentava Solletico, quindi rivedere Irene Ferri da Solletica ad un film di Natale mi fece tanto tanto piacere. Ma detto ciò, lei, pur di togliersi dalle scatole il nostro Paolo, pensando che fosse il classico tipo che volesse soltanto portarla a letto, inventa di essere la nipote della contessa Dal Pozzo. Ovviamente per essere all'altezza della situazione il nostro Paolo fingerà invece di essere un barilla e invece Roberto inventerà di essere un Gazzoni, quello delle caramelle. Ecco che allora si creerà questa situazione in cui tutti fingeranno, qui ovviamente si va incontro un po' al Cristiano Gardini della situazione, quindi si finge di essere qualcun altro per i propri scopi personali. Alla fine la situazione che è nata come una farsa si trasformerà in una vera storia d'amore, anche perché il nostro Paolo si innamorerà di Morena, che è una parrucchiera, e Morena si innamorerà del nostro Paolo, che in realtà è un commesso. Allo stesso tempo il nostro invece Roberto riuscirà ad avere una breve storia, comunque riuscirà a passare una notte d'amore con Megan Gale, che ha sempre veramente adorato, no? Mi fa impazzire, i due bolognesi. Riuscirà ad avere questa notte d'amore con Megan Gale dopo che più volte l'ha tolta da guai, visto che Megan Gale, che è a Cortina nei panni di se stessa proprio per girare uno spot, viene tradita più volte da Gianni, interpretato da Paolo Conticini, che ritorna anche in questo film, era anche in Vacanze di Natale 95 e torna in Vacanze di Natale 2000, e quindi il nostro Roberto si dimostrerà sempre carino, tenero, molto simpatico e premuroso nei suoi confronti, e quindi Megan Gale si lascerà andare. C'è questa scena molto bella in cui i due nella stanza di Megan Gale, distesi davanti al fuoco e coperti con questa coperta, si baciano appassionatamente, con intanto Paolo Conticini Gianni, mi piace tantissimo quella scena, che trova la sua valigia fuori dalla porta e dà un bacio, come a dire ho fatto tanti sbagli, ora è giusto che me ne vada, lo capisce e se ne va perché l'aveva tradita con la controfigura di Megan Gale, e poi ci aveva provato anche con Carmen Electra, che pensiamo Carmen Electra e Smeralda, per non ovviamente per poter tornare a Cuba e trovare i soldi per tornare a Cuba, prima lavora come cameriera
dalla Contessa dal Pozzo, poi dopo che ci proverà Christian De Sica, gli darà lo schiaffone, piccinina, verrà licenziata dalla Contessa dal Pozzo e quindi diventerà una cubista, una cubana cubista in discoteca. E poi ovviamente la situazione si svilupperà perché incontrerà il figlio di Colombo, di Ettore Colombo, che nel frattempo è stato lasciato da Micaela Ramazzotti, che lo trattava veramente come uno schiavo, era il suo zerbino. Ad un certo punto si annoia di lui, lo lascia, e quindi diciamo che nascerà questa relazione tra il figlio di Ettore Colombo e la nostra Carmen Electra Esmeralda. Hai visto che alla fine ce l'hai fatta a diventare la signora, la signora Colombo? Ecco che quindi Massimo Boldi, è proprio bello anche il finale in cui pagherà il biglietto sia per il figlio sia per Carmen Electra per andare a Cuba e dice loro: mantenete i soldi così potrete divertirvi a Cuba. Insomma, è un film che oltre a far ridere vuole insomma inserire anche un po' di sentimento, no? Si parla di amore, si parla di relazioni, ecco. Non è il classico film dove si ride e basta, dove c'è la comicità pura dall'inizio alla fine, giochi di equivoci e tradimenti e così via. No, ovviamente Carlo ed Enrico Vanzina cercano di fare un qualcosa di meno esagerato e di più, e di più sentimentale. Sappiamo, come disse un critico, che Carlo Vanzina è un regista che è come se stesse dietro la porta a guardare dal buco della serratura, e Neri Parenti è come se fosse il regista che butta giù la porta, no? Quindi ovviamente già si capisce la differenza tra Vanzina e Neri Parenti. C'è la scena classica e iconica di Megan Gale sotto la doccia e Massimo Boldi e Christian De Sica che si sono nascosti nella doccia e si ritrovano faccia a faccia. Sappiate che nella scena di nudo quella non è Megan Gale, bensì una controfigura, perché Megan non voleva saperne di spogliarsi nuda. Quindi, se non lo sapeste, penso di sì, però io ve lo ricordo. E c'è la scena divertente in cui devono andare a scambiare il biglietto, trottolino amoroso, devono andare a scambiare i biglietti perché c'è stato questo errore, e con Paolo Conticini gelosissimo. E insomma, Vacanze di Natale 2000 presenta tante scene divertentissime, le musiche del momento, Tell Me Why, torna Moonlight Shadow, c'è cioè Tell Me Why, You Make Me Feel, insomma, è giustissimo nei cinepanettoni che ci siano questi pezzi più ascoltati, pezzi del momento, che ci siano anche le bellezze del momento, Megan Gale che ritornerà anche l'anno successivo, il primo cinepanettone di Enzo Salvi che poi per anni e anni diventerà una delle icone di questo, di questi film, venne chiamato dopo essere stato visto in uno dei suoi spettacoli dal titolo proprio Mamma mia, come sto? E per lui fu bellissimo poter partecipare a questo film. Tra l'altro, per la prima di Vacanze di Natale 2000 noleggiò un pulmino e fece insomma arrivare alla prima su questo pulmino tutti i giocatori della Roma, fra cui Totti e Montella, come racconta lo stesso Enzo Salvi in Super Vacanze di Natale, che continuo a consigliarvi. E che dire, poi c'è Micaela Ramazzotti, ad esempio, che in questo volume racconta proprio anche che Massimo Boldi le consigliò di non chiamarsi Micaela Ramazzotti in futuro nei film, bensì di scegliere un nome d'arte, e le consigliò di chiamarsi Mica Ramà. Micaela Ramazzotti dice di aver apprezzato questo consiglio, ma che poi non l'ha mai seguito, e secondo me ha fatto bene, perché è sempre un piacere leggere Micaela Ramazzotti, perché per me è una grande attrice e per me ha fatto dei film straordinari. In questo film abbiamo anche Virgin Marsan, che ritorna a interpretare la figlia di Christian De Sica dopo, ad esempio, SPQR 2000 e mezzo anni fa. Virgin Marsan che, essendo la figlia della compagna di Carlo Vanzina, ha più volte lavorato con Vanzina, dimostrandosi comunque un'attrice versatile e molto anche simpatica. Secondo me, anzi, mi piacerebbe vederla di più oggi come oggi. C'è Ciro Esposito e Pantaleo, che già avevamo visto in Io speriamo che me la cavo. Ovviamente è sempre un piacere, Adriano Pantaleo e Ciro Esposito, rivederli. E che posso dire? Non ho proprio che capito che hai detto? Noi non siamo coatti, né più marimbarsi. Cioè, Enzo Salvi è un mattatore puro, penso una delle sue migliori interpretazioni comiche di tutti i cinepanettoni che ha fatto. Noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, mentre guidano in macchina, lui che arriva con i poster di Totti sulla macchina, la musica techno, cioè.
Mamma mia, come sto? Cioè, i momenti in cui sta tappezzando, ritappezzando tutta la casa e poi beve un bicchiere di alcol e cadrà sull'albero di Natale il giorno di Natale. De Sica, che è finissimo, dice sempre il prezzo del regalo che ha acquistato. Butta sta zozzeria! De Sica che mi fa ridere perché proprio da cafone dice il prezzo del regalo alle persone a cui l'ha regalato, vabbè. E niente, Vacanze di Natale 2000 è un film che adoro, un film che ho nel cuore, che mi regala divertimento, che mi regala tante risate, ma dove torna anche l'aspetto sentimentale, proprio come nel capostipite dell'83. Certo, in Vacanze di Natale 95 Neri Parenti aveva orientato il tutto verso la comicità pura e cruda, anche se ricorderete che anche lì un minimo di aspetto sentimentale era presente, grazie anche al personaggio di Cristiana Capotondi, no? Che era innamorata del suo Dylan e ciò che fa Boldi per lei è molto molto bello, però ovviamente saprete che Neri Parenti è molto più incentrato sulla comicità, su proprio l'esagerazione anche di essa. Carlo Vanzina fa un qualcosa di più raffinato, un qualcosa però di divertentissimo, e calla il gatto nero Montanaro, un qualcosa che ho nel cuore, che ho recensito con molto piacere, perché secondo me, tra l'altro, è un film che è invecchiato anche bene. Ci sono dei momenti in cui si nota il green screen, ad esempio la discesa di Roberto mentre insegue Megan Gale mentre sta girando lo spot, o la scena sullo slittino in cui dopo la festa alle Tofane tutti scendono con lo slittino. Sì, sicuramente si vede che c'è il green screen, però a differenza di Vacanze di Natale 90, dove le scene con il green screen sono veramente brutte, seppur Vacanze di Natale 90 sia carino, godibile, però come vi dissi le scene col green screen sono bruttissime. In questo caso invece le scene col green screen si notano, però sono molto meno e sicuramente invecchiate meglio rispetto a quelle del 90. Vamos alla playa e quindi niente, Christian De Sica, Massimo Boldi, Nino D'Angelo, Enzo Salvi, e chi più ne ha più ne metta, non potrete assolutamente perdervi questo film, Vacanze di Natale 2000, perché è il film che fa il caso vostro. Luca Montanari al montaggio fa un ottimo lavoro, il primo cinepanettone in cui lavorava, ed è fondamentale il montatore in questo tipo di film. Si vede che alchimia ci fosse tra Vanzina e Luca Montanari, che poi lavorerà a tanti altri film. E che dire, ovviamente ricordiamoci anche Monica Scattini, una bravissima attrice che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, che torna a lavorare con Christian De Sica dopo simpatici e antipatici. In questo caso interpreta proprio la signora Govelli, che deve organizzare questi festoni con 100/110 invitati. Il film racconta proprio del Natale, delle vacanze di Natale, del Capodanno, e poi si conclude con la preparazione per la festa dell'Epifania, e si conclude in un modo che proprio ti fa aver voglia di vederne ancora. Rivedrei veramente volentieri la famiglia Covelli, la famiglia Colombo. Mi è spiaciuto che non abbiano mai fatto un sequel di Vacanze di Natale 2000. Pensate se avessero fatto Vacanze di Natale 2020 piuttosto che In vacanza su Marte, un film più, sì, divertente, ma più raffinato, un film più comico ma allo stesso tempo meno esagerato. Secondo me sarebbe stato veramente non solo nostalgico ma anche capace di essere apprezzato da molte più persone, perché In vacanza su Marte, come ben saprete, non ha convinto proprio tutti. Detto ciò, fatemi sapere la vostra. Sarà molto difficile al termine di non solo Cinepanettoni buttare giù una classifica di tutti i film di cui ho parlato, ma sarò curioso di sapere anche il vostro giudizio. Fatemi sapere cosa ne pensate di Vacanze di Natale 2000, se come me lo amate, se come me ce lo avete nel cuore. Ripeto, Vacanze di Natale 2000 è un film che non solo vuol far ridere, ma che vuol parlare anche minimamente degli usi, costumi e dei vizi di quegli anni, che vuol parlare dei ricchi e dei poveri, che vuol parlare anche dei poveri che iniziano ad avere soldi, poveri ma ricchi, no, ma poveri ma ricchi è un altro film. Però questi poveri ma ricchi, la famiglia di Nino D'Angelo, la famiglia degli Esposito, fiera di essere una famiglia cafona, ma che ha un cuore rispetto, ad esempio, alla nostra Contessa dal Pozzo, interpretata da Emanuela Grimalda, che fa tanto l'amica, ma poi si rivela un'approfittatrice e un'aristocratica proprio con la puzza sotto il naso. Detto ciò, attendo di sapere la vostra. Mi manca tanto questo cinema, mi manca tanto Carlo Vanzina, e che dire, fatemi
Fatemi sapere il vostro parere nella sezione commenti. Vi ricordo che nelle info di questo video troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, ma per di più troverete anche il link per abbonarvi al canale e abbonandovi potreste ricevere tanti contenuti extra in cambio, oltre alla normale programmazione quotidiana. Detto ciò, un caro saluto. Carlo Vanzina per un po' si distanzierà da questo tipo di film e Neri Parenti prenderà il sopravvento e quindi noi saremo pronti a parlare nelle prossime puntate di non solo Cinepanettoni, di tutti i film di Neri Parenti. Prima ovviamente continueremo con l'incursione dei film sui lavori e quindi ecco che c'è Bodyguard e poi entreremo forse nella fase, definiamola scureggiona per citare anche Neri Parenti stesso, del cine panettone con Merry Christmas, Natale sul Nilo e chi più ne ha più ne metta. Detto ciò, un caro saluto ragazzi e ci vediamo al prossimo video.